Bentornati nella mia cucina. Un'altra volta ospiti sulla pagina ufficiale della Magic Cooker. Siccome c'è in corso questa grande offerta della Cupola San Pietro con in regalo il kit forno, ho deciso di fare questa diretta per proporvi addirittura due ricette. Lo so, ci vorrà un po' di tempo, ma proverò a farle il più veloce possibile, muovermi velocemente, per sfruttare questo volume che ce lo dà la cupola di San Pietro, cuocendole insieme nel nostro kit forno. La prima cosa che preparo è una torta salata a base di pasta filo. La pasta filo la trovate di solito nel banco dei freschi, dove trovate anche la pasta sfoglia, la brisée, insomma è sempre lì, lo trovate, o anche congelato. Ora, è molto 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 semplice per ragioni anche di velocità. Dunque, ho qui 500 g di ricotta. Vedete che le forme sono ancora intere, non gli ho fatto ancora niente. Dove aggiungo del basilico che io ho spezzettato con la mano. Spezzettato a mano, non tagliato a coltello, perché va ad ossidare, diciamo, i principi nutritivi. Aggiungo dell'origano secco perché non ho quello fresco. Non so se voi sul vostro terrazzo ce l'avete. Del pepe macinato fresco. Poi spiegheremo il perché di tutte le cose che lì stiamo facendo. E ho bisogno anche dell'olio extravergine. Dunque, in un bicchierino. Il bicchierino c'ha circa 50 ml di olio extravergine. Metto dell'olio extravergine di oliva. Facciamo così. Non so come fare. Ecco, mettiamo qua. Che vado ad aromatizzare ulteriormente. Ormai vi siete abituati, no, con i miei oli. Il basilico che io ho utilizzato, il basilico fresco, sì, è fresco dal vaso, ma sicuramente non ha la stessa qualità con il basilico, per esempio, genovese, no? Allora, utilizzo l'olio essenziale di basilico mettendo solo due gocce. Fate conto che queste due gocce equivalgano con due cucchiai belli colmi di basilico essiccato, ok? Dunque, foglie ci sono molto di più. Solo una goccia di pepe. Non ho preso lo stuzzicadente. Con lo stuzzicadente dalla boccettina vado ad aromatizzare il mio olio anche con l'origano, perché l'origano è veramente fortissimo. Poi ci parleremo di più anche di tutto questo. Quest'olio aromatizzato, perché mi serve l'olio. Attenzione agli oli essenziali: gli oli essenziali devono avere il certificato di purezza attestato e garantito. Dal punto di vista qualitativo, deve essere scritto proprio CPTG, perché sono gli unici gli oli al mondo che si possono ingerire tranquillamente senza nessun problema. Questi li ho scelti io per la mia famiglia, ovviamente. Li voglio bene prima a me, ma poi li voglio bene anche loro, e ovviamente scelgo il meglio. Dunque, mescolo bene, amalgamo praticamente questa ricotta senza uova, fatta, cioè, di proposito, senza uova. Un po' di sale l'avevo dimenticato. Quando aggiungiamo delle spezie, la quantità di sale che noi dobbiamo aggiungere nel nostro cibo si dimezza, perché le spezie danno sapidità, gusto, sapore alla pietanza. Poi questo è il ripieno. Uno stampo da crostata normale. E qui
qui vedete che è avvolto nella plastica perché la pasta a filo si essica molto velocemente e se si essica, diciamo, non è più maleabile, si spacca. Facciamo posto. Allora, devo aprirla. Se non trovate la pasta a filo, che io vi raccomando, perché non ha burro, confronto alla pasta sfoglia, ok? Metterei comunque un pezzo di carta forno. Una specie di triangolino cornetto che lo taglio in maniera tonda per riuscire a seguire la forma del mio stampo. Lo bagno non perché ho bisogno della carta che sia bagnata, ma perché in questa maniera la rendo maleabile. Ok, dunque bagnata, strizzata, la vado a mettere nel mio stampo, così sono sicura che la mia pasta filo non entra in contatto con. Ok, poi tutte le foglie così come sono, li metto qui. Messo metà del pacco. Questo la devo avvolgere perché altrimenti vedete l'ho avvolta nella sua plastica. Poi taglio gli avanzi della pasta a filo. Diciamo il procedimento è semplice anche come si fa con la pasta sfoglia, no? Io completo perché la pasta a filo la troverete solo rettangolare, non esiste tonda, e completo dove ho i vuoti. Okay. Poi in questo spazio che ho creato vado ad aggiungere la mia ricotta lavorata semplicemente con delle spezie e olio e sale ovviamente, poco. Sappiamo che il sale aggiunto, perché aggiungiamo il sale nella cottura? Vi siete mai chiesto perché andiamo ad aggiungere il sale? Non so se qualcuno si è mai fatto questa domanda. Nel frattempo che voi pensate, se qualcuno vuole scrivere, io stendo la mia ricotta. Più veloce possibile e adesso viene la parte bella. Mi sono preparata un bel po' di pomodori, dai pomodorini piccoli gialli, piccoli rossi e verdi piccoli, però voglio fare proprio la decorazione. Ora, se becco il centro, parto prima con un pomodoro oblungo tagliato a fette, circa mezzo centimetro di spessore, a fare una specie di raggi senza andarli a attaccare proprio troppo, perché negli spazi voglio entrare con i pomodori piccoli. Questo giochino qua della decorazione vi potete ovviamente divertire con i vostri figli, con i vostri bambini o vi divertite voi. Allora, ecco che lo faccio, mi devo inventare. Ok, mettiamo i giallini qua nel mezzo perché così si vedono.
Perché alla fine, ecco, diciamo, questa torta è fantastica proprio per questa fantasia che ci si può fare. Io mi sono già tagliata ovviamente un po' di pomodori. Sperando che mi bastino quelli che ho tagliati. Allora, no, facciamo diversamente qui. Non ho beccato proprio il centro, però. Non la possiamo fare brutta, vero? Va bene, mi fermo qua. Poi al centro il basilico fresco, se mi sta, perché ho messo il culetto del pomodoro. Va bene. E qualche fogliolina qua e là. Allora. Ok. Ho perso tanto tempo? Eccola. Vi piace? E metto da parte. Allora, questo ho finito. Poi, di frettissima. Uso sempre la stessa ciotola perché va bene dalla ricotta passare, diciamo, al piatto successivo e aggiungo. Vedete come ho messo io? Qui ho due zucchine tritate con un po' di sale lavorate, poco sale, e lasciate sul collino. Vedete che è schiacciato sopra? Ho messo un peso sopra e tutta l'acqua delle zucchine mi è gocciolata nel pentolino. Dunque, adesso utilizzo le zucchine frullate. Qui ho una carota tritata finemente. O usate il tritatutto, che vi consiglio, non la grattugia. Non la grattugia perché grattugiando andate a strusciare, diciamo, a rompere la vostra verdura e tirare fuori i succhi. E non è la stessa cosa. Poi qui ho tritato anche due scaloni, che sono, gli scaloni sono più delicati, più dolciastri, diciamo. Ok. Dunque, come vedete, sono solo verdure per adesso. Qui aggiungo solo un uovo per legare il tutto, ovviamente, perché la ricotta si lega, ma qui non si lega nulla. Aggiungo un po' di grana parmigiano, quello che desiderate, un po' di pan grattato, per adesso poco, all'incirca la stessa quantità sia dell'uno sia dell'altro. E vado ad amalgamare il tutto in tal modo di formare un impasto che posso modellarlo. Conviene farlo proprio con le mani. Tanto mi serviranno le mani comunque. Vabbè, finisco questa cosa con le mani dopo. Vado a prendere la teglia che non avevo preparato. Però pazienza, perché voglio usare proprio la teglia del kit forno, quella che viene data in dotazione. Ok. Poi questo impasto ovviamente lo devo anche insaporire. Allora lo insaporisco con un pochino di sale, non tanto.
faccio la stessa cosa con, mettendo qui nella ciotolina un gocciolino di olio extravergine di oliva, e noi italiani, perché mi considero ormai italiana, è il migliore, no? Dove metto, come vedete, una goccia di pepe e rosmarino. Faccio la stessa cosa, perché il rosmarino è molto molto forte, faccio la stessa cosa e vado ad aromatizzare il mio olio, ok? E tutto questo olio aromatizzato, se no mettete del rosmarino, però lo dovete avere tritato fine, altrimenti vi rimane tra i denti. E pepe macinato fresco. Ok, vediamo se basta. Faccio con le manine, non ho tempo di andare a prendere i guanti. Che bello fare con le mani, vero? Lo so, vi ho chiesto l'altra volta e mi avete detto che anche voi a casa vostra usate tanto le manine. Dunque, l'aggiunta di pan grattato e del grana è in base alla densità dell'impasto, all'umidità dell'impasto, direi, giusto così. Quando ottenete un impasto che si lega, punto potete iniziare a formare. Ecco, il mio è pronto. Tenete conto che dovete tritare molto finemente le verdure, lo scalogno, la carota e le zucchine. Okay. Dunque, vedete che io, se faccio, insomma, mi rimane la forma. Dunque, adesso in diretta con voi devo fare velocemente delle polpette che vado a schiacciare e li poggio qui, senza olio, senza niente. Un piatto molto dietetico. È iniziato a piovere, piove anche da voi? Da noi questa pioggia non finisce più, però dall'altra parte è giusto così, no? A ottobre è giusto che piova anche. Allora, qualche messaggio l'ho letto di sfuggita, però poi quando tutte queste cose cuoceranno vi rispondo a ognuno. Dunque, la scelta, come sempre, delle ricette che vi propongo, perché oggi sono due, è semplicemente per migliorare il vostro stato di salute, perché c'è sempre posto per il meglio, no? E rinforzare le nostre difese immunitarie. Per questo le erbette aromatiche sono il massimo. Perché lo dico questo? Perché i nostri antenati, i nostri nonni, se vi ricordate, se ce l'avete ancora siete fortunati, si curavano facendosi aiutare dalla natura, perché la natura ha sempre offerto l'aiuto, diciamo, per difenderci da vari mali, sia per se stessa, perché le piante sono gli unici esseri viventi che si producano da soli sia il cibo, pensate, sia la medicina. La loro difesa, il loro sistema immunitario è contenuto nell'olio essenziale che lo producono. Noi queste cose le abbiamo sempre utilizzate in cucina, giusto? Senza pensare, forse, come me, che in pratica sto utilizzando il sistema immunitario della pianta. Avete mai pensato da questo punto di vista? Allora, in queste polpettine schiacciate, che sono ricche di fibre, vitamine, sali minerali, insomma una ventina di minuti per fare tutto ciò, insomma non è che ci ho messo tanto, no? Sicuramente con calma voi li farete più carine,
Adesso prendo il kit forno con la sua cupola San Pietro, perché altrimenti nel kit forno da solo non potrei fare tutto quanto così. Metto sotto le mie polpette una griglia che trovate, una che si incastra. Vediamo. Incastati. Perché così sospendo la prossima teglia. Ok? E sopra metto la mia torta ricotta, semplicemente i pomodori. Più sono diversi i pomodori, meglio è come colore e come misure. Dunque, chiudo semplicemente. Utilizzo il fornello grande 10 cm diametro, perché ovviamente il kit forno è bello grande, e vado a riscaldare il tutto. Alexa, timer 15 minuti. 15 minuti a partire da ora. Grazie. Allora, ho parlato con la mia Alexa, è più facile così, anche quando abbiamo le manine sporche, Alexa ci fa al posto nostro a mettere il timer, per esempio, no? Adesso mi posso riposare e posso raccontarvi, diciamo, il tutto ciò di questo. Dunque, abbiamo fatto le polpette di verdure. Ho arricchito le mie polpettine, dove ho aggiunto gli scaloni. Gli scaloni contengono tanti antiossidanti che contribuiscono nel eliminare le tossine che produciamo noi o che con quale veniamo in contatto dall'ambiente esterno, e rinforza il sistema immunitario. La carota, ricca di beta carotene, che preserva l'eventuale abbronzatura che è ancora rimasta da quest'estate, che sembra che ormai è passata da tanto tempo con questo tempo piovoso. Ma non solo, è ricca di il beta carotene è importante proprio per la qualità della pelle. Dunque, se volete avere una bella pelle, a parte l'abbronzatura, che quella sia prende d'estate, quella naturale intendo, dovete mangiare elementi arancioni, anche la zucca adesso che è di stagione, però ci stava bene la carota in questo caso. È ricca di sali minerali e di vitamine, molto ricca. Abbiamo poi la zucchina, che è anche diuretica. Ciao. Vedi che pioveva prima. Se piove vieni a casa. Okay. Saluti. Ciao amici della nostra cucina. Amore. Allora. Vai, prendi il telefono. Mm-hmm. I miei ragazzi, uno dei miei mori. Vi dicevo delle zucchine, che sono diuretiche, a parte che hanno un grande contenuto di fibre, ma di acqua proprio, aiutano, diciamo, nella nostra diuresi, cioè eliminare i liquidi. Avendo le fibre, aiutano anche nel transito intestinale. Tutto quanto sono venuta ad arricchire con il rosmarino e il pepe. Ho aggiunto ovviamente un po' di pan grattato per riuscire a e di grana o parmigiano a vostra scelta, parti uguali, in tal modo di rendere maleabile, insomma, tutto questo composto con un uovo, solo un uovo, diciamo, e poco di proteine o di altre cose. Nel caso della celiachia ovviamente potete scegliere un pan grattato senza glutine. Perché ho aggiunto il pepe e il rosmarino? Allora, il pepe abbiamo parlato varie volte, perché diciamo quello che viene più, non so se se lo sapevate, ma il pepe nero macerato fresco, o meglio ancora il suo olio essenziale che è contenuto nei chicchi, che purtroppo viene a mancare durante l'essiccazione, perché riscaldando si evapora, dunque il suo benessere, diciamo, lo troviamo poco in nulla. È valido per aumentare la sapidità del nostro cibo. Dunque, aggiunto nel cibo, diciamo, il cibo richiede meno sale,
come aggiunta, diciamo, per avere insomma un sapore buono. Ecco, quel poco di sale che noi aggiungiamo viene, il suo sapore, diciamo, no? È molto più forte perché viene abbinato con il pepe nero. Tante volte abbiamo detto che il pepe nero è un valido aiuto per velocizzare il nostro metabolismo. Chi è che non ha bisogno di avere un ottimo metabolismo che brucia quello che noi gli diamo, si tiene solo quello che gli serve, diciamo, ed elimina il resto? Lo desideriamo tutti quanti. Via dei temporali, tante volte va via anche la luce, però si sistema subito, no? Vi dicevo, il pepe nero, a parte che esalta, diciamo, la sapidità, del nostro cibo, nei tempi passati, quando, l'umanità conosceva solo le piante, si, faceva aiutare, diciamo, nel cura dei disagi, diciamo, dei problemi di salute che avevano solo con estratti fatti dalle piante, il pepe nero veniva, utilizzato per curare la malaria e la colera. Non so se lo sapevate. Cioè, immaginate la potenza, del pepe. Dicevamo che è utile per stimolare, velocizzare il metabolismo, ma allo stesso tempo è utile anche per sciogliere il catarro, rinforzare il sistema immunitario. Adesso più che mai purtroppo inizia il raffreddore, l'influenza, no? Dunque io ho bisogno di difendermi contro questi virus che passano da uno all'altro. E ho aggiunto il rosmarino, un altro antiossidante fantastico che aiuta il mio sistema digestivo, sia nella secrezione dei succhi digestivi, diciamo in generale, sia per aiutare nel caso di gonfiore, di coliche, di altri problemi, diciamo a livello digestivo, ci aiuta anche nel caso della tensione nervosa. Tutto quello che viene diffuso sui mass media, i telegiornali, varie comunicazioni che arrivano sempre, abbiamo bisogno di proteggere la nostra pace, pace interiore intendo, perché la paura genera infiammazioni e abbassa il sistema immunitario. Allora, questo per quello che riguarda la torta salata. Ricotta perché è una base di calcio, la ricotta è anche abbastanza magra, insomma scegliete quello che più vi piace o magari anche quella senza lattosio nel caso delle intolleranze. In questa maniera potete fare a vostro sapore. Utilizzato la pasta a filo perché è senza burro, è molto più croccante perché mi risulta, diciamo, un sapore croccante quando viene cotta, ovviamente. Sono tantissimi strati che si sfogliano, diciamo, tra di loro. La pasta sfoglia, se utilizzate la pasta sfoglia, è parecchio burrosa. Si sfoglia anche essa, però è burrosa, diciamo, aggiunge delle calorie che non mi servono. Le mie polpettine, no? Dove ho utilizzato l'origano, che vi ho detto anche altre volte che l'origano è un antibiotico naturale, presente da sempre, in natura, la natura da sempre ce l'ha offerto, e una goccia di, in questo caso, di olio essenziale equivale con un cucchiaio bello colmo di origano essiccato, okay? Perché essiccato occupa, diciamo, meno spazio, fresco serve molto di più. Dunque vedete che la proporzione, cioè, è molto più conveniente, è a portata di mano, diciamo, avere le nostre erbette aromatiche, tra virgolette, fresche come appena raccolte, nel massimo della loro vita, perché questi oli essenziali sono raccolti quando la pianta ha la concentrazione massima di olio essenziale, cioè proprio il momento giusto. Ho aggiunto anche del basilico, basilico che ho aggiunto sia come pianta fresca, che purtroppo, siccome adesso non è più estate, che il basilico è una pianta estiva, ovviamente anche il suo contenuto di principi nutritivi cala per quello che resiste ancora. E
esattamente la stessa cosa che succede con le nostre verdure. Le nostre verdure, se mangiati fuori stagione, perché grazie alle serre, all'importazione e tutto quanto, noi abbiamo qualunque cosa in qualunque momento, indipendentemente dalla stagionalità. Ma se non è il momento giusto, diciamo, di adesso per esempio la zucca di stagione, se io voglio, ora non lo so, non mi viene in mente cosa potrei dire, un qualcosa di estivo. Mi sono venute le ciliegie, anche che non c'entra niente con la zucca. Se io voglio le ciliegie, forse da qualche supermercato ben fornito li trovo pure. Ovviamente non sono le ciliegie italiane, non è il loro periodo, sono completamente fuori stagione, o le fragole che si trovano sempre tutto l'anno. Non hanno né il sapore della verdura, della frutta, quello che sia, quando sono fuori stagione, e ovviamente questa cosa significa, se non hanno sapore, non portano gli elementi nutritivi che noi conosciamo che sono contenuti in quella frutta o in quella verdura. Quando mangiate un qualcosa di insapore, siate sicuri che manca tutto questo, perché proprio il colore, l'odore, quando c'è, o il sapore specialmente della frutta e della verdura è dato proprio dalla sua composizione, dalla concentrazione di elementi nutritivi che sono i vitamine, sali e minerali. Quando manca tutto ciò vuol dire che è carta, è come se fosse la carta, in sapore e in odore, no? Il basilico mi va ad aiutare a tenere a bada il mio colesterolo, nel caso che ho una dieta o qualche problemino, il mio fegato non riesce a lavorare, diciamo, tutto quello che io gli do. Aggiungere il basilico nella dieta mi aiuta a tenere a bada il colesterolo. Nello stesso tempo è un valido supporto, è stato testato proprio, cioè sono i studi che lo certificano, che il basilico è un valido aiuto nel caso del diabete mellito tipo 2, che è quello più che c'ha più è più conosciuto, sono più persone, diciamo, che soffrono di questo diabete, tante volte nemmeno non si sa che ce l'hanno, perché solo attraverso un check-up di analisi, diciamo, del sangue si può vedere questo problema, altrimenti non ci si accorge nemmeno. Dunque sono veramente tante persone che ce l'hanno già, ma non lo sanno. Il basilico è valido aiuto anche per i dolori mestruali, per esempio per le ragazze o le donne ancora che hanno problemi, no? In questo caso ci può essere di grande aiuto il basilico. Dunque viva il basilico! Genovese ci dice che è quello migliore in Italia. Ovviamente a livello mondiale ci potrebbe essere qualcos'altro, non lo so, ma in Italia il migliore del basilico è quello genovese. Utile anche nel processo digestivo, perché ci aiuta, diciamo, nella nostra digestione, ed è utile anche per le persone che soffrono di crampi addominali, per esempio, perché distende. Ora qui mi mancano 2 minuti, posso anche guardare. È venuta una bella tortina, anche se l'ho fatta proprio di frettissima la decorazione, ecco, con calma ci si può fare anche meglio, ma così veloce, 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 bisogna starci nei tempi e decorare come meglio si può. Dunque tutto questo, vi dicevo, è scelto sia per dare un ottimo gusto, avere un ottimo sapore di quello che noi mangiamo, perché mangiamo prima con gli occhi, vediamo quello che si mangia. Intanto già il pensiero che sono polpette, nonostante sono con le verdure, ma il fatto che sono polpette piacciono a prescindere a grandi e piccini. Dunque anche questo è un giochino, diciamo, per far mangiare le verdure ai bambini, quelli che di solito non mangiano le verdure molto volentieri. In questa maniera, ecco, il nostro pensiero, già che sono polpette e già ti viene l'appetito, l'occhio vuole il suo, ecco, se li impiattate in maniera carina con un po' di insalatina, pomodorini, qualcosa accanto, è bello da vedere, e poi dopo mangiamo con il naso, tra virgolette mangiamo, perché l'odorato insieme alla vista
va a mandare, diciamo, i stimoli al nostro cervello che poi inizia a agire sul sistema digestivo con la produzione dei succhi digestivi dall'inizio alla fine, ok? Dunque questo è l'input, diciamo, che serve, il bottone on per il nostro cervello che inizia a far partire, diciamo, la digestione, ok? Poi le nostre papille gustative devono essere soddisfatte. Cosa significa soddisfatte? Avere proprio sapore e un po' di croccantezza nello stesso tempo. Perciò ho scelto la pasta a fila nella mia tortina. Ora vado a salutarvi. Allora, il primo messaggio che mi è arrivato oggi è da Mario Annac. Bentornato nella mia cucina, ormai sei il mio fan. Natalina Tagliacozzo, buon pomeriggio carissima. Anna Maria Malafarina, Giovanna Cusano, eccomi qui, buon pomeriggio a tutti voi da Giovanna. Antonina Scimeca, buon pomeriggio a te Elisa e a tutti. Lidia Cagnolo, buon pomeriggio anche a te. Flora Franco ci sta salutando. Maria Cammarata, cosa faccio di buono? Non so se avrei capito nel frattempo, sono le polpette di verdure e una torta salata semplice, semplice, sulla base di ricotta con la decorazione dei pomodori. C'è Anna Maria Russo che saluta tutti voi. Mimma Casile, buon pomeriggio anche a te. Alexa Temer, stop. Allora, i 15 minuti sono passati. Adesso devo proseguire a fiamma media a 15 minuti. Alexa timer 15 minuti. 15 minuti a partire da ora. Poi c'è Chiara Sportelli Elia che saluta tutti voi. Natalina Tagliacozzo ci manda un bel cuoricione e io ti abbraccio più che volentieri. Patrizia Caserta, un bacione anche a te. Luisa Lamarca ci sta salutando. Marilena Santoferrara, ciao carissima. Daniela Mecozzi saluta tutti voi. Laura Mangione, buon pomeriggio Elisa, un abbraccio con il cuore, ricambio molto volentieri l'abbraccio, sapete che sono proprio golosa di abbracci. Rosa Rubino, buon pomeriggio anche a te. Christine Watzinger, ma come sono brava, un abbraccio anche a te carissima, lei ci saluta dall'Alto Adige. Elena Andriolo, buon pomeriggio anche a te carissima. Pierangela Panzarea che ci sta salutando. Assunta Gennacaro, grazie per il complimento. Silvana Gargiulo, ciao. Rosa Mimmo Gioffre, grazie. Maria Namio, grazie per i complimenti. Isa Ciotti, ricambio molto volentieri l'abbraccio. Giovanna Cusano, anche l'occhio vuole la sua parte, giusto. Salutiamo anche Rosa Murro. Annalisa Cardone, ciao. Adele, un abbraccio anche a te. Ottavia Iantorno, buon pomeriggio. Rosy Pugliares, ciao carissima, buon pomeriggio, ti mando un abbraccione. Assunta Cairo ci sta salutando. Adelia Ghiani c'è con noi. Valentina Ragusa, ciao carissima. Giovanna Cusano, da me a Caserta di Luvia, poco prima ha fatto una sfuriata anche qui. Roberta Muscianisi, a Messina è uscito il sole, bene, sono contenta, viva il sole, è importante portarcelo dentro il sole, no? Maria da Paiano, sono in ritardissimo, cosa cucini? Ormai sicuramente avrai sentito la risposta perché l'ho già data a un'altra persona. Comunque va bene che arrivi anche più tardi, non importa. Elena Andriolo, di nuovo anche lei è in ritardo e vuole sapere che cosa sto cucinando. Magari lo dico adesso alla fine quando ho finito tutti i commenti. Ciao a tutti da Mari Micali. Giusy Ingoglia, ciao, buon pomeriggio a tutti. Laura Mangione, Elisa è un piacere sentire le tue spiegazioni, sei eccezionale, ti ringrazio. Rosy Pugliares, quindi sotto hai messo solo l'omino? Sì, sotto è l'omino, poi la teglia del kit forno dove sono le polpette, poi una griglia qualunque e di nuovo la teglia dove ho la mia torta salata. Grazie Josain, dove si compra quella griglia? Le griglie provate ai negozi che vendono l'erba per la cucina, per la casa, dove sono le pentole. È una griglia, diciamo, da pasticceria, per far raffreddare, insomma, le pietanze, viene utilizzata questa griglia.
Agnese Rizzo, ciao a tutti, buon pomeriggio, sono nella provincia di Foggia, benvenuta a Pisa. Serena Ghezzi, anche la mia Alexa si è attivata al tuo ordine. È un problema con Alexa, bisogna che gli cambiamo il nome, no? Non credete, si può cambiare il nome. Laura Mangione, ogni volta che punti il timer chiamando Alexa parte risponde anche la mia, ecco come dicevo. È bello anche questo, no? Roberta Muscianisi, così magari non parlo da sola, ecco, ci sono altri che mi rispondono. Sono quelli normali, esatto, sta spiegando della griglia. Laura Mangione che ha salutato il mio figlio, Roberta Muscianisi, grazie. Anche quello di Rosi è partito l'Alexa. Fabio Casavola, basta che mi scrivi privatamente e basta che mi rispondi, che mi contatti privatamente e io rispondo assolutamente a tutti i messaggi che mi arrivano. Ma mi trovi su Facebook anche come Elisa Sesto. Anna Gloria Caliendo, buon pomeriggio a te. Carmella Bilotta, buon pomeriggio anche a te. Poi c'è Anna Maria Gubinelli che ci sta salutando. Ok. Anna Maria Gubinelli, devo mandarti un grosso abbraccio, vero? Come risposta al tuo. Salutiamo anche Rosa De Risi, Antonietta Converso, Lina Costantini, Maria Grazia Massaro, poi c'è Cinzia Tassi che dice buon pomeriggio carissima Elisa Sesto, scusa il ritardo nel collegarmi, un saluto a tutti dalla Valle d'Aosta e un abbraccio forte a te col cuore. Con cosa ci delizi oggi? Quale prelibatezza cucini? La dirò poi di nuovo alla fine. Anna Maria Gubinelli dice, anche a me piacciono tanto queste informazioni di erbe, uso tutti i giorni curcuma, cannella, semi di ghia, zenzero, certo in gocce è meglio, sono gli oli essenziali indispensabili, si trovano in erboristeria, non si trovano in erboristeria, è un discorso più lungo ma non è qua il momento di farlo, se mi contatti privatamente ti spiego tutto quanto. Molto volentieri, io le ho scoperte quasi 2 anni fa e sono più che felice. Ok, Lucrezia Valente, buon pomeriggio a tutti, ciao carissima, complimenti per la tua torta e auguri, non mi ricordo chi era, ho visto che hai fatto una torta a forma di ventaglio. Giovanna Cusano, ti devo mandare un grosso abbraccio anche a te per tutte le cose che mi hai scritto, insomma per i complimenti. Roberta Muscianisi, sei un'enciclopedia parlante, ti ringrazio, spero, cioè io sono curiosa e ogni giorno voglio imparare un qualcosa di nuovo, voglio migliorare me stessa. Rosi Pugliaresi, i tuoi trucchetti sono infallibili, grazie, sono contenta che li rubate, diciamo, li usate nelle vostre case, perché sicuramente portano tanti benefici, non parlo solo degli oli, ma anche dei vari trucchetti in cucina. Anna Maria Gubinelli, cosa c'è in cottura con San Pietro? Allora, ti sei collegata probabilmente più tardi anche te, salutiamo Filomena Vortice, ecco che non trovava la diretta, bene, poi Maddalena Mascioli, boom, ci saluta anche lei, Maria Elena Mangione, Maria Grazia Massara, un saluto da Puglia, dalla Puglia, da Taranto, benvenuta a Pisa. Ok, Rosa Russo, buon pomeriggio anche a te, Rosalia Calì, grazie, Amelia Prestipino, grazie per i complimenti, mia cara Paola Verde, importante arrivare, ci sono, vai, infatti, meno male, sono contenta che ce l'hai fatta. Maria da Paiano mi dice anche quella del microonde, allora non mi ricordo qual era il collegamento, ma io il microonde da quando ho conosciuto Magic Cooker tantissimi anni fa ormai l'ho regalato effettivamente, perché il microonde mai e poi mai, per tutti i danni che fa. Maria Grazia Massaro, per la torta che tipo di pasta hai utilizzato? Una pasta sfoglia? Ok, riprendo la spiegazione dopo. Rosi Pugliares, si può utilizzare lo Smart Dynamic con San Pietro? Io non l'ho provato, se tu lo vuoi provare, facci sapere,
Io ancora non l'ho provato con lo Smart Dynamic. De Girolamo Anna Maria, la dobbiamo salutare perché è la prima volta che arriva nella mia cucina. Grazie per essere qui con noi. Ok, Fabio, ho letto il tuo messaggio. Poi c'è Angela Bianco, buon pomeriggio a te. Marianna Caracciolo, benvenuta. Ah, Maria da Paiano, parlava della griglia, sì. Allora, la griglia che ho usato io ho preso una griglia di quella per far raffreddare i dolci da pasticceria, ma potete utilizzare se volete anche la griglia del microonde. Siccome il microonde da tantissimi anni non ce l'ho più, ovviamente la griglia quella lì non ce l'avevo. E a comprare una griglia così costa quasi come il microonde, dunque il gioco non vale la candela. Qui ci mancano ancora 6 minuti. Tutto sta andando benissimo. Allora, riprendo quella che sto cucinando senza andare a spiegare esattamente la ricetta. O vi dico, le polpette vegetali hanno due zucchine che avete tritato finemente, mescolato con un pochino di sale, messi nel collino con un peso sopra e le lasciate qualche ora o anche dalla sera alla mattina per spurgare tutta l'acqua di vegetazione. Poi tritata finemente la carota, due scaloni o se volete una cipolla, sono tutti ingredienti scelti per aiutare il nostro corpo, diciamo, a rinforzare la sua salute, a migliorare la sua salute e a sviluppare questa corazza per gli attacchi ambientali, diciamo, quelli che vengono dall'esterno, ok? Aggiunto poi un uovo per riuscire a legare, diciamo, il tutto. Pan grattato e grana o parmigiano grattugiati in parti uguali, aggiungendo poco alla volta finché ottenete un impasto che si possono formare le polpette. Le polpette sono state insaporite con, a parte il sale, pepe e rosmarino. Questo, diciamo, è quello che riguarda le polpette. Non li passo nel pan grattato o altre cose. Poi ho fatto la torta salata dove ho utilizzato come base la pasta filo, circa 6-7 sfoglie di pasta filo, così come sono. È una pasta molto buona perché non contiene burro. In alternativa potete usare sia la brisée sia la pasta sfoglia, però sono più burrose. Io ho preferito la pasta sfoglia, la pasta filo, scusate, stesa. Con la carta forno sotto perché è sempre meglio, si fa anche prima, diciamo, ad alzare il tutto senza che si va a rompere, diciamo, la pasta filo che è molto delicata, che ho riempito con semplicemente 500 g di ricotta, a vostra scelta la ricotta, che ho lavorato, diciamo, con sale, pepe, basilico, origano. Amalgamato, diciamo, il tutto steso sopra la pasta filo e decorato con pomodorini, forme e colori diversi perché anche l'occhio vuole la sua parte e con qualche fogliolina di basilico. Ecco, la decorazione è importante anche essa. Tutto questo si può cucinare, nel kit forno con la cupola San Pietro, senza cupola non si potrebbe perché ormai, la mia torta praticamente fuoriesce dal kit forno. Ecco. Sappiamo che il coperchio è leggermente concavo, scende un po' nella pentola. Se tocca il cibo, i fori venturi che noi abbiamo sotto si chiudono e ovviamente non fa più il suo dovere. Qual è il suo dovere? Abbiamo i fori venturi sotto, fori venturi che non fanno altro che separare da una parte, separano dal vapore che si crea nella pentola la parte più pesante, quella che contiene vitamine e sali minerali che vengono sviluppati dal nostro cibo durante la cottura, insomma, quando si formano i vapori, parte pesante che torna poi per via della forma dei fori che è diciamo conica. Vengono a tornare nella pentola, no? C'è questo riciclo del vapore che torna, dunque non perdiamo vitamine, sali, minerali che sono contenuti dentro il nostro cibo, fuori dai nostri fori venturi esce soltanto il vapore acqueo che si va a condensare sulla mia campana di raffreddamento, sulla mia calotta fissa, perché è distanziata da un pezzo di plastica alimentare. In questa maniera si condensa, perché la mia calotta è molto più fredda confronto al resto del coperchio.
si condensano questi vapori e sempre attraverso i fori venturi rigocciolano dentro, anche se non li vediamo in questo caso perché di vapore è poco, gocciolano dentro in tal modo per mantenere una temperatura costante di 98 gradi, 98 gradi, 97, che sono quelli che fanno la differenza, perché siamo sotto i 100, sotto i 100 perché è importante restare sotto i 100. Perché in questo caso la farina, la farina contenuta nella pasta filo o il pan grattato, dove esiste, diciamo, la farina e l'amido. L'amido viene gelatinizzato, questo che fa sì che si trasforma in una medicina naturale per il nostro sistema digestivo. Medicina naturale che va a proteggere le mucose interne. Nello stesso tempo, essendo una gelatina, velocizza il transito intestinale. Già di fibre ne abbiamo in queste due ricette, che possono essere utilizzate sia come secondi sia come salvacena, sono perfette, o anche da portare non sotto l'ombrellone, sotto l'ombrello o al lavoro, insomma, di portare il pranzo a sacco. E nello stesso tempo vengano assorbite in maniera molto lenta. Andate a vedere la diretta della settimana scorsa, dove ho spiegato in maniera esaustiva, diciamo, tutto questo dell'amido che si gelatinizza grazie alle basse temperature. Nello stesso tempo vado a preservare il 98% dei vitamine e sali minerali. I vitamine sono termolabili, dunque tante muoiono durante la cottura, e i sali minerali nella cucina tradizionale o nel forno tradizionale, diciamo, si creano quei vapori che portano via diciamo tutto quello che trovano, ecco, di ingredienti, in tal modo che poi alla fine mangiamo poco e niente. Ecco, questo è quasi finito, posso dare un'occhiata, che bellissimo. Dunque, ecco, Alexa, timer stop. Anche le vostre Alexe hanno fatto la stessa cosa? Dobbiamo chiamarli diversamente, personalizzare il nostro apparecchio tecnologico che ci dà aiuto. Allora, ha finito. Alexa, timer 15 minuti. Li do altri 15 minuti di autocottura. Perché mi posso permettere 15 minuti di autocottura? Non ho lo Smart Dynamic, però il kit forno è fatto in alluminio di alto spessore. La cupola di San Pietro ha una grande superficie confronto al coperchio, è in acciaio come tutti i nostri coperchi, ma riesce a tenere sotto, diciamo, molto più a lungo il caldo, la temperatura, diciamo, che si è creata sotto, cioè 97 gradi. In questa maniera riesco ad avere un tempo di autocottura senza fiamma, perché ho spento tutto, per altri 15 minuti. Vi saluto quelli che avete scritto. C'è Anna Maria Gubinelli che dice: ok, ci sentiamo su Facebook, va bene. Rosy Pugliares che proverà, immagino, queste due ricette. Laura Mangione: la calotta di raffreddamento e coro, non so cos'è, piccolo, foro forse. Carla Quaglia: certo che mi ricordo di te, un abbraccio grande grande grande. Angela Ciappellano: ciao carissima. Dina Carlucci si è collegata. E Rosy ha dovuto dire alla sua Alexa stop. Va bene. Ok, non si è fermata la mia, meno male. Dunque, io lo lascio adesso in autocottura. Come sapete, alla fine insomma, del raffreddamento, perché bisogna anche che si raffreddano le cose, farò l'impiattamento e la foto di ogni piatto. Metterò nei commenti sotto, come sempre trovate sotto le mie dirette, trovate un commento in quale descrivo sia gli ingredienti sia il procedimento per provare a fare a casa vostra. Se andate a provare queste ricette, poi magari mi mandate le foto privatamente o qui sotto la diretta, nel modo che li posso vedere, così mi dite anche se avete gradito o meno questa mia idea. Se volete iscrivervi gratuitamente al canale YouTube
La cucina di Eliza Sestov, trovate tutte le dirette lì insieme, potete scorrere tranquillamente tra una e l'altra e scegliere l'argomento che più vi interessa o iscrivervi sempre gratuitamente al canale YouTube facile e veloce Eliza Sestov e lì trovate le ricette sprint tra 1 e 3 minuti dove le tempistiche, fiamma e cose varie sono scritte, sono le ricette accorciate perché così non vado a rubarvi troppo tempo. Laura dice sì, dicevo foro piccolo quindi non si può mettere la valvola smart dinamica, ecco, meno male adesso lo sappiamo. Tutti quelli che vogliono trasformare la loro cupola a San Pietro non lo possono fare perché il foro della vite è molto più piccolo. Michaela Lostun, ciao carissima, bentornata nella mia cucina. Allora, non vi sto a tenere qua, vi ringrazio infinitamente per il tempo che mi avete dedicato, che siete stati qui con me. Vi aspetto il prossimo alle ore 15 e vi auguro avere tanto sole dentro e splendere verso le persone che amate, che sono vicine a voi. Viva l'amore! Ciao!